Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a San Sebastian, Paesi Baschi. Ricordatevi di mettere like a questo video e iscrivervi Iscrivetevi al al canale. canale. A tra poco. Ora è il momento della colazione. Siamo pronti a partire. Andiamo ad Harley Davidson Cantabria. È mattina presto, siamo di nuovo in sella perché dobbiamo andare in Cantabria. Passiamo dalla Cantabria per raggiungere i famosissimi Paesi Baschi. Paesi Baschi noti alle cronache per l'indipendentismo basco, ma anche per il turismo, perché San Sebastian è veramente una location turistica per i francesi e in generale per tutti gli europei che vogliono andare a fare un po' di mare nel Golfo di Biscaglia. Ci aspetta una giornata tendenzialmente soleggiata, passeremo dal Mar Cantabrico, quindi vedremo delle belle viste sul mare e poi soprattutto ci aspetta una bella piscina quando arriveremo a San Sebastian in albergo per rilassarci un pochino, che qua i chilometri si fanno veramente sentire. Considerate comunque che, nonostante il sole, questa zona è particolarmente freschina. Asturie e Cantabria, ecco, non le consiglierei proprio come la tipica location marittima come la conosciamo noi, ma più una location marittima sull'Atlantico, quindi freschina, felpa d'obbligo, soprattutto in moto. I Paesi Baschi invece dovrebbero essere un filino più caldi, non come la Navarra, ma sicuramente nemmeno così freddi come le Asturie. Comunque, è arrivato il momento di fare una pausetta perché qua il trike ha davvero una necessità impellente. Non è la benzina, no, è qualcos'altro. Allora ragazzi, siamo in Cantabria, mancano un centinaio di chilometri a Santander e questo trike fa un bagnetto perché è veramente lercio. Eh sì, aveva proprio bisogno di una lavata, ora andiamo molto più veloce. No, a parte gli scherzi, siamo finalmente quasi arrivati in Cantabria e ci fermeremo un attimino. Siamo arrivati a Harley Davidson Cantabria, adesso prendiamo la nostra Poker Chip e poi si riparte per San Sebastian. Pensate che abbiamo anche incontrato dei meccanici che saranno presenti al Fakersea di settembre. Bene, abbiamo preso il nostro gadget da Harley Davidson, siamo di nuovo in sella, pronti per lasciare la Cantabria e dirigerci verso i Paesi Baschi. Adesso però abbiamo un pochino fame, quindi facciamo qualche chilometro e visto che sono previste un po' di code, probabilmente ci fermeremo giusto per mangiare un boccone e far smaltire queste code. C'era coda in autostrada, ci siamo fermati, mancherebbe un'ora e mezza a San Sebastian e quindi mangiamo. Ora abbiamo preso un piatto misterioso, comunque sono acciughe, formaggio e tonno, sembra tonno, boh, chi lo sa. E anche oggi churrasco. E la pecciuga col formaggio. E qua dal ristorante c'è anche una vista stupenda sul Mar Cantabrico, che insomma non potevamo non riprendere, guardate che blu. Pronti a ripartire! Ebbene ragazzi, mangiare abbiamo mangiato, il trike è stato lavato, ci facciamo gli ultimi chilometri in direzione Paesi Baschi, sì, con un po' di code purtroppo perché non siamo riusciti a liberarcene. Però andiamo diretti verso il nostro hotel dove ci aspetta la piscina, ci faremo qualche giretto a San Sebastian, città comunque veramente molto bella, e poi andiamo finalmente a rilassarci. Tra l'altro ci saranno da mangiare un po' di pinchos, un po' di cosine interessanti perché San Sebastian è anche una capitale culinaria, quindi ecco una bella giornata in una città dei Paesi Baschi che dicono essere sicuramente un po' cara, però che insomma
insomma vale comunque la pena di visitare e che ha questi appunto pinchos che sono un po' come le tapas spagnole ma un po' più gourmet. Siamo arrivati nel nuovo hotel con doccia a vista pubblica, benvenuti, se volete vederci lavare, questa è una doccia pubblica e anche il lavandino pubblico? Il water non è pubblico. Il water è privato, vedete? Qua c'è il water privato, il resto è un po' pubblico, però almeno abbiamo un bel letto che non è a due piani, ma è un piano solo. È molto più grande rispetto sì, a sì, sì. Bene. E ora piscina. Dopo il bagnetto in piscina siamo ripartiti e andai verso il mare. Il mare è in salita, è inspiegabile. Dobbiamo fare delle salite impossibili per arrivare al mare. Adesso abbiamo ancora un po' di strada, prima o poi si scenderà, ma boh. San Sebastian probabilmente è fatta tipo così e poi boom e poi finisce nel mare, non lo so. Prima tappa, stiamo entrando a Palacio de Miramar, che era un tempo la sede estiva per le vacanze insomma della regina di Spagna. Dormiamo qua stanotte. E Palacio Miramar perché si può mirare il mar. E questo qua in fondo è il pettine del vento, una scultura. Bella cittadina questa San Sebastian. Bella. Qua sul mare e siamo un po' bolliti dagli ultimi chilometri. Non abbiamo ancora trovato i souvenir, però se volete qua è già Natale. E questa è la cattedrale di Ostia, che è super alta la guglia. E adesso un po' di giretti qua nel centro, facciamo un po' di giri alla ricerca dei famosissimi pinchos, perché vogliamo mangiare. E adesso prendiamo i pinchos alla bottega Donostiarra. E dopo mangiato ci fermiamo a bere una sidra. Bene ragazzi, anche per oggi questo video è finito di mattina perché siamo stanchissimi. Oggi, quindi nel prossimo video vedrete Pamplona, città della Corsa dei Tori. Se questo video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!